per questo criterium marsicano. Si parte subito in vantaggio, coda liscia con all'esterno il numero 3 Lux in arcana, terza posizione tassa patrimoniale, quindi in quarta è Ninat, a chiudere Sun e Red. Coda liscia con Carlo Fiocchi in vantaggio nei confronti di Lux in arcana, che si pone in seconda posizione, rallenta il ritmo il battistrada e si fa affiancare dal numero 3. Segue un duo tra Ninat e tassa patrimoniale che corre per vie interne. Segue con il numero 5 Paris Milonga a chiudere Sun e Red un po' staccato. Coda liscia continua ad essere in vantaggio, affiancato dal numero 3 Lux in arcana, terza posizione per tassa patrimoniale. Lux in arcana forza i tempi per attaccare l'avversario e passa in vantaggio. Coda liscia non riesce a reagire, si rientra in retta d'arrivo con Lux in arcana in vantaggio, tassa patrimoniale che all'esterno attacca il battistrada, cerca di rientrare in corsa anche Paris Milonga, in vantaggio Lux in arcana, tassa patrimoniale in seconda posizione, Paris Milonga in terza, del numero 3 Lux in arcana che nel finale vince nei confronti di tassa patrimoniale per la terza moneta. Sono testa a testa il numero 5 Paris Milonga e Ninat. Lux in arcana, Ergegovic, scuderia Guerrieri, vince il criterium marsicano nei confronti dello strafavorito tassa patrimoniale. Per la terza moneta dovremo aspettare presumibilmente la fotografia, ma credo che il numero 5 Paris Milonga ce l'abbia fatta su Ninat.